Un saluto dalla redazione, bentornati. Queste sono alcune delle principali notizie di oggi. Montecchio Maggiore, motrice di auto articolato a fuoco in A4, coda di 12 km in autostrada. L'incendio è divampato poco dopo le 6 di questa mattina. I vigili del fuoco sono stati allertati per intervenire poco prima dello svincolo del nuovo casello di Montecchio Maggiore, direzione Verona, per l'incendio della motrice di un auto articolato. Nessuna persona è rimasta ferita. Bollo del Cengio, si scontrano auto moto, ferita una coppia di centauri arzignanesi. Le sirene dell'ambulanza e i carabinieri hanno risuonato distintamente lungo i tornanti del Costa, quando gran parte del traffico di rientro dal weekend era già defluito. Il violento scontro tra moto e auto in territorio comunale di Cogollo del Cengio a richiedere l'intervento. Feriti due centauri, una coppia arzignanese sulla strada del ritorno. Veneto Sanità. Nella regione calano le liste d'attesa, ZAIA, risultati notevoli, l'impegno continua. Dal maggio 2023 a quello di quest'anno le prestazioni con priorità B sono state azzerate, quelle con priorità D sono scese dell'83%, quelle con priorità P sono diminuite del 62%, i risultati sono notevoli. Ora l'impegno continua, è il commento del Presidente del Veneto. Veneto punta veloce all'autonomia, lettera al governo per le prime nuove materie. Luca Zaia ha usato scaramanticamente la stessa penna BIC con cui firmò l'edizione del referendum sull'autonomia ieri per sottoscrivere a Venezia la richiesta formale al governo di riprendere il confronto sull'autonomia differenziata. Obiettivo: arrivare entro l'anno ad una bozza di intesa sulle nove materie che non hanno bisogno della definizione dei LEP. Tiene sfilata di 125 Ferrari provenienti da tutto il mondo in centro. Ferrari Cavalcade 2024 richiama in Italia i più importanti proprietari di auto del cavallino rampante che alla guida delle proprie vetture vanno alla scoperta del bel paese. L'iniziativa si svolge dal 30 giugno al 5 luglio lungo le strade di Veneto, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna attraverso una gara di regolarità turistica per 125 Ferrari. Cornedo Vicentino diventa donatore di midollo e sangue a 17 anni per aiutare il compagno malato. Pietro Lanaro ha chiesto l'autorizzazione al giudice tutelare. Il mio compagno di scuola, affetto da leucemia, non poteva aspettare, ha spiegato. Dopo le visite mediche per accertare l'idoneità anticipata, il giudice ha accolto la richiesta per la gioia di Pietro e di tutta l'associazione Avis di Cornedo che l'ha accompagnato. L'Econazionale, morte Satnam Singh, arrestato il titolare dell'azienda, l'accusa omicidio doloso. Antonello Lovato, titolare dell'azienda nella quale lavorava il 31enne indiano, deceduto il 19 giugno scorso, dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Latina, è stato arrestato dai carabinieri. Il mare più bello 2024 per Touring Club e Legambiente in Sardegna. La regione si conferma regina del mare anche per quest'anno. La guida Il mare più bello 2024, curata da Legambiente Touring Club, ha infatti assegnato a 7 località marine dell'isola le 5 vele. Ci spostiamo all'estero, Capitol Hill, la Corte Suprema USA concede l'immunità parziale a Trump. Un pericoloso precedente, queste le dichiarazioni di Joe Biden, che così ha definito la decisione della Corte Suprema americana di concedere una parziale immunità presidenziale a Donald Trump nel processo per l'assalto al Capitol Hill. Euro 2024, Francia e Portogallo ai quarti, fuori Belgio e Slovenia. Portogallo la vittoria contro la Slovenia è di rigore, Francia con il Belgio basta un autogol a pochi minuti dal termine.
È tutto, a domani.